Questa puntata parleremo di due temi. Prima della lettera che l'INPS sta spedendo a tutti i pensionati nel mese di dicembre per avere la dichiarazione RED, cioè sui redditi del 2015, un tema molto importante su cui abbiamo intervistato la responsabile del CAF CISL regionale. Poi vedremo alcuni brani di un video sugli anziani realizzato dall'ONU, che è in lingua inglese, che noi abbiamo sottotitolato in italiano, e poi una interessante intervista su anziani e giovani in Italia oggi con il direttore di Famiglia Cristiana, Don Antonio Sciortino. Il modello RED è la certificazione dei redditi da parte del pensionato, in particolare appunto per chi ha assegni di invalidità, assegni di reversibilità e assegni familiari. Generalmente chi presenta la dichiarazione dei redditi, quindi il modello 730, non è tenuto alla presentazione del modello RED salvo alcune casistiche, quindi è importante verificare che ad esempio ci siano dei redditi da pensione estero oppure dati del coniuge che magari non mancano all'INPS, quindi è doveroso comunicarli. Nel mese di dicembre sono in arrivo migliaia di lettere ai pensionati da parte dell'INPS che richiede i solleciti dei modelli RED, vale a dire sono delle certificazioni dei redditi del 2015 relativi ai redditi, le annualità del 2014. L'INPS ha deciso di inviare queste lettere, che da 2 anni a questa parte non invia più ai pensionati, proprio su sollecito in particolare del CAF CISL, che si è visto in alcune situazioni arrivare a dei blocchi pensione o ad alcune situazioni spiacevoli appunto per i pensionati. La raccomandazione che diamo a tutti coloro che riceveranno queste lettere è di rivolgersi agli uffici del CAF CISL, che sono presenti in tutto il territorio dell'Emilia Romagna, ma anche a livello nazionale, con la lettera che gli arriverà. Chi sono i destinatari di queste lettere? Sono coloro che sono titolari di assegni di invalidità, di assegni di reversibilità e anche di assegni familiari. Non è detto che chi ha fatto la dichiarazione dei redditi nel 2015 sia esonerato dalla presentazione del modello RED, per cui in tutti i casi raccomandiamo di verificare l'obbligatorietà dell'invio e di rivolgersi ai nostri uffici. Perché è importante venire al CAF e soprattutto presentare il modello RED? Perché in alcuni casi il pensionato può avere un blocco della pensione o addirittura, in caso di mancata presentazione del modello, anche a volte delle decurtazioni, delle diminuzioni sull'assegno pensionistico. Ricordo anche a tutti i contribuenti che sono tenuti al pagamento del saldo dell'IMU e la TASI che è necessario presentare e pagare il saldo entro il 16 di dicembre. Come CAF CISL abbiamo adottato la modalità di effettuare l'acconto e saldo già in fase di elaborazione del modello del 730, però in alcuni casi, soprattutto laddove i comuni hanno variato le aliquote dell'IMU, della TASI, è necessario ovviamente prevedere un conguaglio rispetto al pagamento. It takes a kind of guts to get this old and to stay healthy. You have to work it. It's time that people got to know that we older folks are still viable. Older people are so often invisible and marginalized. What we're noting at this moment in time is that the veil of invisibility is starting to lift. From the age of 3 till now, I just turned 60. I've been working with older people. That has always been my passion in life. These are my people.
join us and let's listen to what people over the age of 100 have to say. Let them inspire us and make this a call to action for all generations. L'Italia è un paese vecchio, è un paese che ha da un lato la longevità più lunga. I nostri anziani sono più longevi al mondo grazie a diversi fattori come il cibo, il clima. Però questo risultato, questo tra i pochi primati che abbiamo, non è compensato con una presenza massiccia di giovani. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'Italia ha il tasso di natalità più basso al mondo, anzi tra i più bassi al mondo. Non c'è un ricambio generazionale. È bene che i nostri anziani vivano a lungo, ma è male che non ci siano le nuove generazioni. Alcuni dati dovrebbero fare riflettere tantissimo, soprattutto chi ha responsabilità istituzionale. Per 2 anni consecutivi la differenza tra i nati e morti ha superato le 100.000 unità. Sono morte 600.000 persone e nati soltanto 500.000 bambini. Soltanto negli anni 70 nascevano più di 1 milione di bambini. Oggi siamo al di sotto del 500.000 di bambini. Per avere una differenza così alta tra i nati e i morti bisogna risalire all'Unità d'Italia o risalire alla Prima Guerra Mondiale. Il che vuol dire che proiettandoci verso i prossimi decenni l'Italia avrà 23-24 milioni di anziani e super anziani, perché la vita si è allungata e di molto, e avrà soltanto 8 milioni di giovani. 8 milioni di giovani non potranno portare sulle proprie spalle il peso di 23-24 milioni di anziani e super anziani. E allora con questi dati il paese non ha futuro, con questi dati il paese è spacciato se non si inverte decisamente questa tendenza, ma bisogna attuare delle politiche che abbiano un ampio respiro e che sappiano guardare al futuro. Questo vuol dire che bisogna investire sulla famiglia, bisogna investire sulle nuove generazioni, bisogna dare alle famiglie le possibilità di poter mettere al mondo un figlio o più figli senza che questo sia un fattore di povertà, ma sia invece un fattore di crescita e di sviluppo. L'Italia non ha delle serie politiche familiari, nel senso che non ha politiche familiari strutturali e spesso spaccia per politiche familiari degli interventi sporadici come il bonus, come l'una tantum, ma questo sono cose ben diverse dalla politica familiare. Una politica familiare seria dovrebbe cominciare a partire da un fisco più equo nei confronti della famiglia, un fisco che sia più amichevole nei confronti della famiglia. Oggi succede che a parità di reddito una famiglia con 2 o 3 figli e un single paghino le stesse cifre e questo non è le stesse tasse, questo non è giusto, non è equo. Lo Stato deve considerare la formazione del nucleo familiare, considerare che a parità di reddito una famiglia ha 2 o 3 figli da crescere e bisogna considerare che i figli non sono un qualcosa di privato. I figli sono la migliore ricchezza del paese, della nazione, sono il futuro. Senza una nuova generazione non si può avere il futuro, non si può avere speranza. Ma la stessa famiglia, in un momento di crisi come quello che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, è stata la principale risorsa. Io l'ho definito in più occasioni il miglior ammortizzatore sociale, perché la famiglia ha ammortizzato i problemi dell'assistenza agli anziani, ha ammortizzato il problema dell'assistenza a figli e persone con handicap, ma soprattutto ha ammortizzato quello che ritengo essere uno dei più gravi problemi che dovrebbe togliere il sonno ai nostri amministratori pubblici, che è quello della disoccupazione giovanile. In Italia la situazione vede una disoccupazione giovanile, soprattutto nelle regioni del sud, di un giovane su 2 senza lavoro
e che vuol dire senza futuro, senza possibilità di poter pensare alla famiglia, senza la possibilità di poter mettere su casa, e questo è davvero un danno per il paese. Diceva De Gasperi, la differenza tra un politico e uno statista è che il politico pensa alle prossime elezioni, lo statista pensa alle prossime generazioni. Questo nostro paese pensa poco alle prossime generazioni,